È solo formale il fatto che abbia il mio nome, perché ha il nome di tanti deputati, di tanti senatori che hanno lavorato per queste riforme nei vari passaggi, Camera e Senato, per oltre un anno e mezzo, continueranno a lavorarci nei prossimi passaggi e io mi auguro poi che porti il nome di tutti i cittadini italiani che parteciperanno al referendum l'anno prossimo e che decideranno, perché io credo che lo strumento di democrazia migliore per valutare il lavoro che sta facendo il Parlamento è proprio quello del referendum.